Ideawebtv.it, parliamo di eventi del fine settimana in questo weekend particolarmente intenso da questo punto di vista nella provincia di Cuneo. E ce n'è uno molto interessante che si svolge a Piozzo, nella Fondovalle Tanaro, e che è giunto alla 19ª edizione. Stiamo parlando della Fiera della Zucca, che ha anche la qualificazione regionale e che rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di questo particolare prodotto della nostra terra. E noi ne parliamo in collegamento telefonico con Francesco Ameglio dell'Associazione Turistica Proloco di Piozzo, che ci spiegherà come si svolgeranno queste giornate da oggi, venerdì 5 ottobre, fino a domenica 7 ottobre. Buongiorno Francesco, ben trovato. Buongiorno a tutti. Qualche accenno a quelli che saranno gli spunti di interesse di questo programma. Ce ne sono davvero tanti, a partire dagli oltre 400 tipi di zucca che verranno esposti ai visitatori della vostra kermesse a Piozzo. Esattamente, da oggi fino a domenica avremo la Fiera della Zucca, con 450 qualità di zucca esposti in una mostra tecnico-scientifica. Avremo moltissime novità come i laboratori per le scuole bambini, avremo le delizie alla zucca, quindi dolci, cioccolatini Guido Gobino, risotto alla zucca, minestrone alla zucca. Avremo poi anche gli chef intagliatori di sculture vegetali, Maurizio Caso e Olivia Arvello. Avremo anche l'artigiano del suono Danilo Raimondo, che è un costruttore di strumenti con le zucche. Avremo anche una mostra, la fiaba di Cenerentola. Quindi la zucca, uno decisamente versatile, viste le applicazioni che potrete mostrare al grande pubblico in occasione di questa fiera. Certamente. Domani alle 16 inoltre verrà presentato il libro di ricette dedicato alle zucche di Piozzo. E oggi invece alle 18 vi sarà un convegno sulla zucca in collaborazione con Slow Food, intitolato Zuccone in Zucca. E quindi tanti spunti di interesse per questa Fiera della Zucca, lo ricordiamo, 19ª edizione da oggi, venerdì 5 ottobre, fino a domenica 7 ottobre. Noi ringraziamo Francesco Ameglio per il suo prezioso contributo nell'illustrarci i tratti salienti di questa manifestazione. Grazie ancora Francesco. Grazie mille a tutti.